Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video in collaborazione con il gruppo Facebook The Colors of YouTube. Vi lascio come al solito il link del gruppo in info box e tutti i canali che partecipano a questo video. Questo mese abbiamo pensato di mostrarvi tutti i prodotti che noi utilizziamo per toglierci il trucco. Io vi farò vedere quali sono i miei passaggi e quali prodotti utilizzo. La stessa cosa faranno ovviamente anche le altre ragazze che partecipano. Per prima cosa io mi strucco gli occhi e utilizzando un mascara waterproof, ovviamente devo andare ad utilizzare uno struccante waterproof, quindi utilizzo questo che è bifasico e della L'Oreal. Utilizzo questo perché è molto delicato, è sufficiente metterne un pochino sul dischetto di cotone. Io utilizzo i classici dischetti di cotone, quelli comprati al supermercato, quindi questi qua, ed è sufficiente proprio metterne poco che il trucco viene via in modo molto semplice, quindi non devo andare ad irritare gli occhi, perché con altri struccanti comunque mi era successo di dover dare troppe passate, quindi poi l'occhio era arrossato, era irritato, quindi non mi sono piaciuti e mi sono, diciamo, affezionata moltissimo a questo qui di L'Oreal. Una volta struccati gli occhi, vado a struccare la pelle e qui faccio due passaggi. Il primo consiste nel togliere il trucco in modo un pochino più superficiale e il secondo passaggio consiste nell'andare a pulire la pelle in modo più profondo. Quindi per togliere il trucco in modo più superficiale utilizzo le salviette struccanti. Queste sono della Sien, ma ho già utilizzato anche altre marche. Sono salviette inumidite che vengono semplicemente passate sulla pelle e tolgono il trucco, però lo tolgono in modo superficiale. Io poi voglio pulire la pelle in modo più profondo perché avendo già una pelle abbastanza delicata voglio comunque trattarla bene e vado quindi ad utilizzare una mousse detergente. Io utilizzo questa della DNA Cosmetics e mi trovo veramente molto bene perché è molto leggera. È una mousse, vi faccio vedere la consistenza che ha, vedete, è molto leggera, viene passata sulla pelle e dà subito morbidezza e freschezza alla pelle, oltre ad andarla a pulire in profondità. Questa nello specifico è per pelli sensibili, se non ricordo male ce n'è una anche per pelli normali, però io ho preso quella per pelli sensibili e con questa mi trovo veramente bene perché va a pulire la pelle in profondità e ve la lascia poi veramente molto molto morbida. Una volta che ho utilizzato questo, vado ad idratare la pelle con una crema per pelli secche, è sempre della stessa linea, in particolare questa, sempre DNA Cosmetics, e vado a stenderne uno strato abbastanza leggero che poi lascio ad agire tutta la notte. E mi trovo veramente bene anche con questa, perché comunque la mia pelle è più elastica e comunque più morbida e più idratata. Io ovviamente avendo dei problemi di secchezza della pelle devo utilizzare dei prodotti molto idratanti, dei prodotti comunque per pelli delicate, però devo dire che con questi passaggi, con questi prodotti sono riuscita a migliorare molto la qualità della mia pelle, quindi sono soddisfatta. Questi sono i passaggi che faccio, i prodotti che utilizzo, però volevo farvi anche vedere un prodotto che ho scoperto da pochissimo e sono dei dischetti che hanno il latte detergente incorporato, quindi due in uno. Io l'ho trovati alla Ecom questi. Sono semplicemente dei dischetti fatti così. I dischetti sono questi, molto semplici, ma se voi andate ad inumidirlo con acqua tiepida e poi lo passate sulla pelle, vedrete proprio lo strato di detergente sulla pelle. Quindi diciamo che è un'azione due in uno che va ad agire togliendo il trucco. Io li ho provati, però anche questi comunque secondo me tolgono il trucco in maniera un pochino più superficiale e non ho avuto l'impressione che andassero proprio a pulire la pelle in profondità. Quindi secondo me possono andare bene se dovete togliervi il trucco un pochino più velocemente, non avete magari tanto tempo quella sera lì per fare trattamenti particolari, però comunque sono una soluzione secondo me che può andare bene, magari in viaggio, quando volete portarvi meno prodotti, quando state magari pochi giorni, quindi insomma avete necessità di ridurre il carico in valigia, secondo me possono essere utili. Io li ho comprati pochi giorni fa, li ho provati solo per un paio di sere, tanto per capire, però
Però insomma potrebbe essere una buona soluzione secondo me. Io li ho trovati alla Ecom, poi non vi so dire se li vendono anche in altri supermercati, però insomma volevo cogliere l'occasione di questo video per farvi vedere anche questo nuovo prodotto che ho scoperto. Però diciamo che in generale i miei prodotti affezionati sono quelli che vi ho mostrato prima. Fatemi sapere nei commenti se anche voi utilizzate prodotti di questo genere, se più o meno fate i miei stessi passaggi. Vi invito ad andare a vedere il video anche delle altre ragazze. Io vi do appuntamento alla prossima, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.